Per la gelata di fine anno scorso la Regione ha istruito la pratica al Ministero perché eravamo ancora nella fase coperta da fondi nazionali. Per quella di quest'anno è arrivata anche fuori stagione, pochi giorni fa, in pieno marzo. Siamo ormai entrati nel regime dell'assicurazione, tuttavia essendo un periodo di passaggio con molte aziende non ancora assicurate, cercheremo comunque di dare un aiuto in termini anche tecnici con funzionari e forse anche di trovare qualche fondo perché una gelata che ha colpito molto duro in un periodo in cui non te lo aspetti più, in cui la pianta è già in condizione diversa e quindi oltre a investire in informazione perché tutti possano passare al nuovo regime anche con condizioni accettabili visto il numero di aziende che si dovranno assicurare, cerchiamo, come abbiamo fatto per la mareggiata e per il Magra, di dare una mano alle aziende veramente molto colpite. Di questo si occuperà il direttore generale dell'agricoltura Fontana, che oggi era qui con me, vedrà la situazione nelle varie realtà dell'Albenganese e degli altri comuni, per cercare di venire incontro alle aziende che hanno avuto veramente una serie ripetuta di gelati in un anno abbastanza incredibile per come è fatta questa nostra regione. Può già dire che tipo di fondi saranno? Adesso vediamo, come minimo mettiamo a disposizione personale per tutte le pratiche in modo che non ci siano costi all'ispettorato agrario. Come minimo ancora daremo comunque una corsia privilegiata per i tempi di tutte queste procedure. Poi per i danni di mareggiata e magra, quel tipo di aziende artigiane, commerciali, turistiche, industriali hanno potuto godere di fondi per quel tipo di attività che siamo riusciti a trovare anche in modo consistente, 4.600.000 euro. Adesso, essendo il fatto di questi ultimi giorni, perché la giornata di dicembre è coperta dal Ministero, faremo un lavoro istruttore con i nostri uffici per vedere se anche per questo tipo di attività non coperte da quei fondi sarà possibile trovare un po' di finanziamenti, ma sono confidente che ci riusciremo.